Ragazzi, allora che facciamo a Halloween? Quest'anno sto organizzando una festa a tema! Che bello, mi piacciono le feste a tema! E qual è il tema? Prequel dei film zombie! Oh, cacchione! In che senso il prequel, scusa? Ah, allora, il prequel è quello che viene prima, quando ancora i zombie sono resuscitati! Cioè, quando sono ancora morti! Esatto! E come facciamo? Venite a casa mia tardo pomeriggio, se truccamo, se beviamo una cosa, e poi quando sono le 7 comincia la festa! E cioè? Se mettiamo a letto e dormiamo fino al giorno dopo le 8, quando è ora di andare a lavorare! L'alba dei morti dormienti! Ma come dormiamo, scusa, ma che festa è? Ma come che festa è? Oh, è fantastica! In effetti brutta non è! Ma che sta da dire, cape? Halloween ci vuole una cosa alternativa! Ah, oh, 13 ore di sonno di fila, più alternativa di così, ma qua non è mai capitato! Porca paletta narcolettica! Ho capito, ma non va bene, per Halloween ci vuole qualcosa di magico, di esoterico, di soprannaturale! Ma ce l'avemo! E che? Mentre dorme lui scureggia! Come scureggi? Non è che lo faccio apposta, è un problema medico! Vabbè, ma comunque non è una cosa soprannaturale! Sì, perché ne aveva sentito da vicino! I vampiri te si avvicinano, ma così gli lasci una damigiana d'emoglobina stappata! Ma davvero dice? È una cosa che sto risolvendo comunque. Vabbè, non è abbastanza. Come non è abbastanza? Ma no, ma te pare che peste soprannaturali basta che lui scureggia? Volevo provare a farlo caca sotto? Ma no! Magari il giorno primo potremmo portare a mangiare pesce a cubio. Porca paletta intossicata! Ma no, regà, basta con sta cosa. Io voglio fare una festa di Halloween seria, ma è possibile che non riusciamo mai a organizzare una cosa? Ho capito, ma noi già stavamo in difficoltà con Ferragosto e Capodanno. Ma in mezzo ci abbiamo infilato pure Halloween. Ma uno che deve fare una vita per stare presso a tutte queste cose? Il PR! E mannaggino! Ah, regà, ma la festa mica la dobbiamo organizzare noi. Le feste già ci stanno, noi dobbiamo solo decidere dove andare e come vestirci. Vai Stephen King, dice come dobbiamo vestirci. Ah regà, è Halloween, come se dobbiamo vestire da qualcosa che fa paura. La bolletta dalla luce. Ma che c'entra? Lui si è spaventato però, guarda, bolletta dalla luce. Ah! O vedi? Basta. Conguaio. Ah! Termosifoni accesi. M'hai fatto caca sotto, mortacci tua! Può valere come festa di Halloween? No, io quest'anno voglio andare a ballare locale mascherato! Lo so io perché voglio andare al locale, te, ho capito! Perché voglio andare al locale? Per divertirmi e perché c'ho una passione per la tradizione di Halloween, perché ci voglio andare? Sì, sì, lo so io che tradizione ti piace a te! Che tradizione gli piace? Quella col buco! Ma che sta di, scusa? Ma che sta di te? Qua in Italia le feste di Halloween, più che un rito esoterico, pare una sagra da sifilide! Ecco perché voglio andare al locale, te! Porca paletta promiscua! Ma non è vero, è che mi piace quella situazione là! E perché ti piace? Te lo dico io, perché la sera di Halloween al locale è pieno di pezzi di Frankenstein. Vabbè, sì, ma non solo. Ma che non solo? La festa più spaventosa dell'anno, poi di villaggio trovi Suor Sbuciona, il conte Iacula, padre Frustino, 15 malefica col culo de fuori, 3 zombie maniaci e Alice nel cesso delle meraviglie che sta abbracciata con stregatto che però c'ha la coda davanti. Possiamo prenotare subito? O vedi? Ma perché a te non ti piace? Ma sì che mi piace, basta sapere intenzioni chiare da subito, no Halloween? C'ho pure già il costume pronto. E da che te vesti? Da cadavere dell'obitorio. Ma che costume è? I cadaveri dell'obitorio sono nudi. Sì, ma con rigor mortis. Boom, stacce. Potrebbe essere un po' eccessivo, però vedi tu. L'importante è che non sia uno di quei locali con quelli troppo fissati coi costumi. Perché? Perché quella gente mi ha rovinato la vita. Ma chi? Quelli che se fanno i costumi belli t'hanno rovinata la vita? Sì! Vabbè, non è che prima fosse una spremuta di gioia! Palla finita tu! Ma perché? Che è successo? Ho conosciuto una ragazza! E calla! Sei riaccesa delle disgrazia! Mettila! Bene, dove l'hai conosciuta? In fila al cinema mentre andavamo a vedere un film horror! Ma dai, e com'era? Il solito film di case infestate, niente di che! No, com'era il film? Com'era la ragazza? Ah, la ragazza era bellissima e totalmente fissata con Halloween! Come la vedo male a questa! Finiscila! E che è successo? È successo che all'ultimo spettacolo c'eravamo solo noi perché entrambi eravamo andati da soli al cinema. Allora quando siamo usciti ci siamo messi a chiacchierare e siccome era tardi mi sono proposto di riaccompagnarla a casa. Animo nobile. Cavallo goloso. Mettila. Poi? Poi mentre andavamo a casa sua mi ha detto che quest'anno voleva assolutamente vincere il premio come costume più spaventoso di Halloween. E gli servivi te per prendere ispirazione? Basta tu. Poi? Mi ha detto che ci lavorava da mesi e che se volevo salire a casa sua me lo faceva vedere. E tu hai accettato? Certo che ho accettato. Figurate se Freddy Krueger si faceva sfuggire in infilzata. Falla finita. Poi? Una volta solo ho chiesto dov'era il costume e lei mi ha detto che per farmelo vedere doveva prima spogliarsi. I famosi facili costumi. Ma la fai finita. Poi? Poi mi ha detto se già che c'ero volevo seguirla in camera da letto perché il costume ce l'aveva già sotto. E da che s'era vestita? Da Baywatch? Falla finita. Come ce l'aveva sotto? Sì, ce l'aveva sotto. E infatti appena si è spogliata l'ho visto. Guarda, eh. Finiscila. E che costume era? Un costume da licantropa. Guarda, eh. Smettila. E come era fatto? Di peli. Guarda, eh. Basta tu. Ma i peli di chi? I suoi. Guarda, eh. Finiscila. Ma in che senso? Nel senso che per essere realistica era 3 anni che non si depilava.
Ma quindi erano i suoi attaccati proprio? Sì! E te che hai fatto? Io sono scappato urlando! Come si dice, te sei salvato ben pelo! Smettila tu! Vabbè, ma magari potevi provare! Ma non vedevo niente, pareva ciubecca! Ma provate a fare la riga a mezzo! E basta, dai! Vabbè, rapedì! Ma io la voglio rivedere, però! Ma chi, a vagina mannara? Sì! Beh, no, te lo sconsiglio vivamente, almeno fino a Halloween! Pure perché se capiti che c'ha la luna piena, te tocca portarti invece spugliatori! Finiscila! E poi metti che è una di quelle che ulula! E basta! Comunque no, credimi, non è il caso! E quindi devo lasciare perdere? A meno che non te vesti dai tordamani de forbici, sì! E quindi adesso? Io posso di ululando! Meglio di no! Mi viene un po' da piagne!